Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La cronaca in primo piano con l'operazione Mandamento Ionico, 116 le persone coinvolte, le famiglie di 'Ndrangheta, secondo quanto emerso dall'inchiesta, esercitavano un controllo asfissiante in tutta la Locride. Il servizio di Isabella Roccamo, ma c'è anche il contributo, il commento del procuratore Caffiero De Rao, sentiamo. Gustato se mi tecnicamente in momento questo problema. Mafia originale, però no asca dentro. Queste le parole di Rocco Morabito, uno dei figli del boss Peppe Tiradritto, intercettato dagli inquirenti mentre parla con uno degli affiliati. Il rampollo dello storico boss dice: lo Stato qua sono io. Parole che confermano come l''Ndrangheta sia convinta di sostituire lo Stato sul territorio. Un'organizzazione, come ha confermato l'inchiesta che oggi ha portato a 116 fermi, unitaria e segreta, articolata su più livelli e provvista di organismi di vertice. Un''Ndrangheta che si evolve, che si adegua ai tempi, che cambia, che però non rinuncia alle vecchie istituzioni come i tribunali di 'Ndrangheta, chiamati oggi come in passato a giudicare quegli affiliati sospettati di violazione delle regole del sodalizio criminale e a sanare conflitti e faide fra 'ndrine diverse. Uno Stato parallelo che sul territorio impone le sue leggi, ma oggi sono arrivati i carabinieri del ROS del comando provinciale di Reggio Calabria che al termine di complesse e certosine indagini coordinate dalla DDA hanno individuato e colpito i vertici di ben 23 cosche ricomprese nel mandamento ionico della Calabria, identificati inoltre gli autori di estorsioni, danneggiamenti e infiltrazioni in appalti pubblici e lavori privati, sintomatici di un capillare e asfissiante controllo del territorio da parte delle cosche. Il procuratore Caffiero De Rao parla di una schiavizzazione del territorio e della pressione ossessiva e paralizzante esercitata dalle 'ndrine per accaparrarsi tutti i lavori. È successo anche per quelli al Palazzo di Giustizia di Locri. Sono state riprese e valorizzate diverse indagini del passato, spiega sempre il procuratore De Rao, che hanno permesso di far luce sulla struttura di diversi clan operanti su un territorio molto vasto e strategico per la 'Ndrangheta. Gli inquirenti nel corso delle indagini hanno accertato inoltre che la mazzetta chiesta da alcuni imprenditori impegnati in lavori sulla statale 106 era di 80.000 euro. Quando gli imprenditori si sono rifiutati di pagare, sono stati prelevati e portati al cospetto degli 'ndranghetisti per poi essere costretti ad andare a prendere il denaro. Ma l'edilizia non era l'unico affare per gli uomini delle 'ndrine. Anche l'agricoltura, con i finanziamenti comunitari, è diventata per i clan una ghiotta occasione. Anche questo un settore redditizio per le cosche. Tra le persone fermate oggi anche un ex assessore di Natile di Careri, Rocco Zito, non sarebbe l'unico politico però vicino ai clan. Dalle indagini emerge infatti anche il condizionamento da parte della 'Ndrangheta degli appuntamenti elettorali e così i pacchetti di voti venivano orientati su propri candidati. I cordi, ad esempio, avrebbero sostenuto, secondo gli inquirenti, il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, lo stesso amministratore che alcuni mesi fa condannò duramente le scritte offensive rivolte contro Don Ciotti con cui vennero imbrattati i muri di Locri.